in collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile per scoprire che tempo ci attende anche per questo nuovo fine settimana. Giuseppe, vogliamo tracciare innanzitutto la situazione attuale del tempo prima di passare al weekend? Rispetto agli ultimi anni, sul bacino del Mediterraneo la configurazione barica in questo mese di maggio presenta caratteristiche diverse. Sia l'alta pressione delle Azzorre e sia quella subtropicale si mantengono distanti dalla nostra penisola, favorendo sul nostro territorio una circolazione di aria umida che interessa le quote medie della troposfera. Questo possiamo apprezzarlo sulla cartina elaborata dal Centro Europeo di Reading e prevista per la prossima notte. Notate come sul Mediterraneo centro-occidentale sia presente una sia pur debole conca di bassa pressione in quota che comporta correnti da ovest sud-ovest, trasportando dunque aria umida fin sulla nostra regione. L'alta pressione subtropicale interessa il Mediterraneo orientale e i paesi dell'est Europa, mentre l'anticiclone delle Azzorre resta vigilato in pieno Atlantico. Per quanto riguarda le giornate di sabato 19 e domenica 20 maggio, invece, cosa ci attende più nel dettaglio? Sì, per domani, sabato 19 maggio, avremo cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite lungo la costa, mentre qualche addensamento anche consistente potrebbe interessare le aree appenniniche nel corso del pomeriggio, dove non si escludono locali rovesci. In serata la nuvolosità si attenuerà rapidamente. Temperature stazionarie, venti deboli mediamente settentrionali e mare calmo. Per domenica 20 maggio avremo cielo sereno poco nuvoloso ovunque, a parte locali passaggi di nubi stratiformi innocue. Temperature in lieve aumento con valori massimi fino a 23-25 gradi centigradi, venti deboli da nord-est e mare calmo o quasi calmo. Come si svilupperà invece la situazione per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana? Sì, per l'inizio della prossima settimana avremo poche variazioni, anche se le ultime analisi modellistiche mostrano tra martedì 22 e mercoledì 23 un affondo depressionario più deciso in sede iberica. Questo favorirà una maggiore espansione del promontorio subtropicale sul Mediterraneo centro-orientale che interesserebbe marginalmente anche la nostra regione. Dunque, in prospettiva, si delinea un ulteriore aumento delle temperature, anche se in condizioni di cielo non completamente sgombro da nubi. Questo perché, lo ripeto, mancherà una figura solida, una figura stabilizzante di alta pressione in sede mediterranea. Per maggiori dettagli invito comunque i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteocilento.it.